svelarvi l'evento finale, vi ricordo del contest. Iscrivetevi, condividete con 5 amici, seguitemi su Instagram, raga, è il passaggio più importante. Vediamo, sapete chi sono, per vincere skin e pass battaglia gratis. Comunque, ora passiamo al video, perché oggi vi svelerò l'evento, che è una cosa incredibile, quindi guardate il video fino alla fine. Come vi ho già detto prima, guardate il video fino alla fine, perché l'evento di questa season sarà veramente assurdo e oggi ve lo spoilerò. Ovviamente non è niente di ufficiale, sono soltanto teorie. Direi di partire subito. Come sapete, questa season è arrivato il quarto visitatore, il quarto membro dei sette, che praticamente sono i sette che hanno praticamente distrutto la mappa vecchia. Ora, non sono ancora arrivati tutti, però diciamo il visitatore insieme allo scienziato e Paradigma hanno distrutto la mappa. Ora, non è che l'hanno distrutta, semplicemente sono usciti dal loop e questa cosa ha causato un'esplosione della mappa. Il loop ha risucchiato tutto e l'ha riproposto creando questa mappa. In questa season non ci sarà lo stesso, perché ovviamente deve finire ancora il capitolo, però in questa season sicuramente succederà veramente qualcosa di assurdo nell'evento. Il visitatore, il nuovo visitatore, ovvero Fondazione, potrebbe fare qualcosa di mai visto prima e sarà uno degli eventi più assurdi di Fortnite. Dopo vi farò vedere anche un'immagine, che non è assolutamente concept, di come potrebbe essere l'evento, comunque di come potrebbe essere la nuova mappa, eccetera eccetera. Diciamo riguarda più l'evento. Comunque, raga, la cosa assurda che ho notato è il fatto che questa season, appunto essendo la season 6, avrà per forza un evento. E non è questa la cosa assurda. La cosa assurda è che proprio nella season 6 è arrivato il quarto visitatore. Però nella season 7, che appunto la season 7, quindi c'entra con i sette, appunto potrebbe non arrivare un altro visitatore, ma semplicemente questo visitatore potrebbe agire, quindi magari agirà nell'evento finale che si riproporrà in season 7. Questa cosa è molto molto azzardata, ovviamente non è niente di ufficiale, però pensateci, potrebbe avere senso. Cioè, in questa season è arrivato un visitatore che nella prossima season potrebbe appunto fare un po' di casino, come ha fatto lo scienziato ai tempi, raga. Come sapete, questo mi ha one-shottato, lol. Come potrebbe fare appunto questo visitatore nella season, come aveva fatto lo scienziato tanto tempo fa insieme al visitatore quello classico, allo spaccatutto. Perché dico questo? Perché comunque questo visitatore deve assolutamente uscire dal loop, come sapete, perché è incastrato in questa dimensione, è incastrato dentro la palla, diciamo la chiusura che c'è attorno al punto zero. Come vi stavo dicendo, appunto, il visitatore Fondazione è chiuso dentro la palla là dentro, dentro la palla del punto zero, che chiude il punto zero. Questa cosa può voler dire che prima o poi dovrà uscire, non può stare lì per sempre, e quindi probabilmente lui e John si tenteranno di uscire dal loop, e questo causerà veramente un destabilizzamento, come cavolo si dice, della mappa, del punto zero e della realtà. Potrebbe voler dire magari tipo che mezza mappa, o comunque tantissima mappa, verrà ricreata, verrà rifatta, perché comunque è molto molto probabile, raga. Non credo che in questa season sia deludente come è stata la scorsa. Cioè, la scorsa non è che è stata deludente, semplicemente l'evento, appunto inizio season, è stato un po' deludente, un po' schifoso, raga. Dai, diciamolo, non è stato così figo come gli altri. Quindi per questo evento sicuramente la Epic farà qualcosa di veramente incredibile. Comunque, raga, io sono morto di nuovo, raga, non mi ha preso le granate impulso. GG per questo gioco bellissimo, raga, perché non mi ha raccolto le granate impulso. Sono morto, ma facciamo finta di niente, raga. Voi ricordatevi il like, raga, e soprattutto di condividere con 5 amici, raga, perché sinceramente questa teoria, mi è venuta a mente a caso, non ci stavo neanche pensando. Però pensateci, raga, cioè ha senso il fatto che potrebbe scappare dal loop di nuovo, come è stato appunto nella season 10. Il visitatore è uscito dal loop e potrebbe uscire anche stavolta. Questa cosa può voler dire solo una cosa, appunto, scusate la ripetizione, che appunto la mappa potrebbe essere veramente distrutta gravemente, magari non tutta, ma una parte. E l'ultima teoria di oggi riguarda appunto l'immagine che ora vi farò vedere. Stiamo parlando di questa immagine del pass battaglia, che come vedete raffigura Raz, una skin del pass battaglia versione cubo, tra l'altro, con dietro il punto zero che si sta frammentando completamente, è praticamente distrutto. E se appunto sapete, ora il punto zero è chiuso in quella palla che vi ho detto prima, ma qua si vede aperta con Raz, quindi non può essere uno screen della scorsa season, è proprio del pass, come vi faccio vedere, è proprio dentro il pass. Quindi questa cosa è molto molto strana, devo essere sincero, vuol dire che si aprirà di nuovo il punto zero? Vuol dire che esploderà? Non lo so, molto strano. Voi però ricordatevi un bel like, l'iscrizione, commentate con la vostra teoria, ovviamente le leggo tutte e magari vi rispondo anche, cioè sicuramente vi rispondo. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video, ricordatevi del contest, bella raga!